Benvenuti e benvenute a tutti quanti e a tutti quanti in un nuovo episodio della Vanilla 1.14. Ora che probabilmente andremo avanti tra 1.14 e 1.16 mi impicciano un sacco, quindi sappiatelo, io ve l'ho detto in anticipo. Per oggi ho un piano devastante in mente, ma avete scritto un sacco nei commenti di pozioni che potevo fare, delle quali mi sono dimenticato proprio dell'esistenza, come di quelle di forza o di water breathing, mi avete detto, o di debolezza pure. Il problema è che qua nel server non si menano abbastanza. Quindi quelle pozioni le farò lo stesso perché io ci devo guadagnare dei danari. Comunque, salve gatto bonzo, come al solito, una riverenza. Ho avuto un'idea formidabile. E questa idea formidabile la vedete qui davanti a me. Che ci sta qua davanti a me? Degli smelter. Ok, sì. Ma non so il punto che vi voglio focalizzare. Che cosa c'è qui davanti a me? Degli hopper. Che vogliamo fare con gli hopper? Gli hopper servono alle persone pigre, come me. Servono a non fare qualcosa. Che cosa, per esempio, visto che io faccio le pozioni? Din don, avete indovinato? Fa le pozioni. Come vedete, abbiamo sti hopper. Mi serve una piccozza di legno. C'ho del legno, tanto non ci devo fare niente. Sì, anzi, facciamola di stone, abusiamo. Voilà, facciamo sta piccozza. Tutta l'altra roba, oppla, tipo picconi fortissimi, tipo quello che ho rubato nel Nether. Non lo userei per fare sta roba. Comunque, abbiamo degli hopper. Li prendiamo con molto gusto. Ne prendiamo due. Almeno tre ce ne servono. Ah, c'era del carbone in questo. Voilà, rimettiamolo qua. Ok, comunque abbiamo i nostri tre hopper. Ce l'ho del ferro? Sì. Ci servono quattro secchi. Due, tre, quattro. Perché mo vi faccio vedere un memes molto grazioso. Ecco qua l'ultimo secchiozzo. E oppla. Io sono pigro e devo fare le pozioni. Come posso fare? Ma è facile, cari miei. È facile, è facile. Saliamo nella nostra deliziosa dimora. Oppla, 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 oppla. Con il nostro ascensore vedore. Bellissimo. Tempo di tirarsi due caccole e siamo arrivati. Ora devo prendere la lava che sta qua su con molta attenzione a non bruciarmi las chiappas. Ok? Presa. Perfetto. Che ci voglio fare con sta lava? Niente. Niente proprio, quindi la mettiamo nella chest più vuota, questa qua, per stare giusto un po'. Ora, con questi hopper, uno lo mettiamo di qua e uno di qua. Voilà, bellissimo. Fa un po' schifo, ma è bellissimo. Come vedete, per ora non ci serve niente qua dentro. Le chest, perfetto, sono scemo. Scendiamo, perché ovviamente se si è scemi bisogna scendere. E si devono fare delle chest alla maniera vecchia. Ok. Andiamo a fare le chest. Voilà, voilà, voilà. Ce l'ho il legno. Sì, ce l'ho. Comunque è un piano geniale, fidatevi. Ne resterete stupiti. Prendiamo questo spruce. Trasformiamolo in questo. Facciamo tutte le ceste che possiamo. Due, complimenti. Prendiamo anche questo e ne facciamo un'altra. E un, due, tre qua. E 1, 2, 3, qua. Voilà, 3 chest. Dovrebbero bastare. Ci dovrebbero bastare 3 gustose chest. Tanto ci abbiamo 3 hopper, non è che ci possiamo fare più denento. Allora, saliamo. Glu 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 glu. Non so perché fa sto rumore le scale, però non fanno sto rumore le scale. Oppla. Grazie ascensore. E grazie gambe che mi spingono sull'ascensore. Ora noi che dobbiamo fare? Dobbiamo mettere una chest qui su e una chest di qui. Voilà, perfetto. Ora qua vediamo che non c'è nessuna blaze powder. Zero. Se noi prendiamo... facciamola sta blaze powder. Ecco qua. Blaze powder fatta. E la mettiamo qua. Ne troveremo due. Quindi blaze powder che si autorimette qua dentro se noi la teniamo in questa chest. Va in quest'hopper e si rimette. Quindi diciamo che non la dovremmo cambiare più. Poi
Perché l'altra cesta è di lato? L'altra cesta va di lato perché se la mettiamo di qua, mette le blaze powder nel riquadrino random. Però ce ne serve una che ci metta le bottigliozze. Che io ho qui, anche se so già tutte awkward. Sì, non ci abbiamo. Facciamo un po'. Facciamo tipo 6 bottigliozze, no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. No? Ne le facciamo. E vogliamo che vadano qua. Però come facciamo da andare là? Noi apriamo questa chest e ce le mettiamo tutte e 6. Vedete? Si sono messe e le altre rimangono qua in attesa. In una maniera molto funzionale ed educativa. Proprio come piace a me. A voi forse no, ma a me piace. Quindi piace a tutti. E ok, e questo è risolto. Ora il terzo hopper. Secondo voi, dove lo mettiamo? Sopra o sotto? Lo mettiamo sopra. Vi evito le domande. Opla. Aspettate, questo è un po' difficile da mettere. Opla. Ok, questo sopra. Abbiamo lo spazio della cesta. Sì, mettiamo una cesta. Perché sopra e non sotto, vi chiederete? Ma vi faccio vedere perché sopra e non sotto. Qua sopra noi abbiamo le bottigliozze d'acqua, no? E allora mettiamo una Nether Vault, no? Perché vogliamo che vada sotto e ci serve che vada da sopra perché il buco sta sopra. Mettiamo qua, è andata e adesso sta facendo il suo simpatico mestiere da brewing stand. Ammiriamo un po' la vista mentre aspettiamo, proprio come le ricette in televisione, no? Che dicono, mettete il coso in forno per 40 minuti a 8000 gradi. È la stessa cosa, mettete le cose là. Con la cosa a 8000 gradi, ammirate un po' la vista, fatevi gli affari vostri. La 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 la. Tra poco farà glu glu glu. Spero presto. Forse non lo fa, forse l'ha fatto. Ecco, l'ha fatto. Comunque adesso è finita le pozioni. E vedete, ci ho già rimesso le tre acque. E fin qui tutto a posto. Noi le mettiamo qua su, dai. Se noi volessimo, comunque tutte queste pozioni le devo andare a vendere. Su quelle di fare. Ecco che mi ero scordato di fare. Non le ho mai messe in vendita, sono un bicocco. Comunque, finiamo di fare sta cosa. Se io metto altre cose qua sopra, tipo il cocomero, vediamo che il cocomero non lo mette perché non l'accetta, però va nell'hopper, forse ho sbagliato un po' coso. Mettiamoci la Nether Vault, così vi faccio vedere. Ce ne mettiamo 34 e vediamo che qua si riempie 3, 4, 5. Ora, non ci interessa se queste si fanno perché alla fine... So pozioni in più, quindi non ci interessa se si crea o no. Però il problema che vi espongo è quello che avviene quando volete fare i furbi troppo. Perché se voi volete fare troppo i furbi, no? Voi dite, porca miseria. Se lo posso mettere sopra l'hopper e la cesta, la posso mettere pure sotto. E mi posso... Opla, dov'è la cesta? E mi posso fare le pozioni che escono automaticamente. Voi vedete che sono uscite. Uscite tutte e tre così. E va bene. Però se noi tipo mettessimo tante bottigliozze. Tipo prendiamone così tante. Queste qua. Questa pozione. Questa no. Mettiamole tutte qua, no? Vedete, lui non si carica mai e non vi dà tempo di fare la pozione. Niente proprio. Però si può ovviare un po' a questa cosa. Se noi prendiamo una leva, la facciamo e la mettiamo qui. Questa non è una leva. Ok. Se noi prendiamo una leva, la mettiamo qui e l'attiviamo. Riprendiamo le cose d'acqua. E le rimettiamo qua. Ci mettiamo anche delle pozioni per farvi vedere come prende le cose. Ora qua abbiamo delle water bottles. Che lui ora finirà di fare. Con molta calma, mi raccomando. Anzi, allora le pozioni togliamole da qua. Guarda, guarda e guarda. Ok. Ecco qua. Se noi vogliamo che questa adesso vadano nella cesta e io faccio così, vedete, lui prende e parte tutto e mette tutto giù. Infatti ci ha messo una awkward e due bottigliozze d'acqua e qua sono rimaste solo le pozioni. Noi non è questo che vogliamo. Se noi mettiamo di nuovo tutte le cose awkward e pozioni che sia, abbiamo una pozione e due water bottle. Le possiamo pure sprecare le Netherworld. Ma se io tipo facessi una alla volta, vedete che ci ha tolto. Aspettate. Ok, water, water, water. Forse visto che. Ci toglie solo quello da sto lato. Quindi la awkward potion di qua è rimasta.
E ci ha cambiato solo la water bottle che stava di qua. Se faccio di nuovo, vedete, si toglie prima questo, poi questo lato e questo per ultimo. Significa che questo lato qua, il destro, nell'interfaccia, rimane sempre pieno. Quindi, se volete provare a fare furbozzi e a mettere la cosa sotto, mi dispiace, ma non è giornata. Non si può fare, non si può fare. Mi dispiace. Riprendiamo tutta sta marmaglia di roba. Rimettiamomi gli scalini, please. Come era fatto? Era messo questo qua. Ok. Voilà. E stava così. E cos'ha? Leva sta leva che tanto non serve. Quindi questo per spiegarvi che si può fare il furbo, ma fino a un certo punto. Anche Minecraft dopo un po' si stufa. Che cavolo sto a fare? Ma io che cosa sto facendo? Che sto a fa? Ma me lo dico che sto a fa. Oh, ma devo mettere la cesta sopra. Voilà. Però la lasciamo vuota perché comunque non ci serve adesso. E qua abbiamo guardo, tutte pozioni. Va bene, va benissimo. Metti tutto qua. E potremmo andare a fare il nuovo mercatino delle pozioni di Fire Resistance. Sì, lo gradiamo. Andiamo a farlo. Saltiamo qua giù. Opla, pop, 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 pop. Certo, se ci stesse la maniera più veloce di scendere queste scale la farei, ma l'ascensore è figo. Ora, giriamo qua. Non stavo per niente a guardare il telefono mentre camminavo. Non è per... Ma perché mi sto portando tutte quelle bottigliozze? Comunque, andiamo. Apriamo la porta. Voilà. Saltelliamo più veloce del vento, perché così si muove più veloce. Lalero lalla, lalero lalla. Salta a destra e poi di qua. Corri più veloce dell'aria, più veloce dei petti di Stefano, che puzzano tanto, ma lui non lo sa. Parapaparapapa. Siamo quasi arrivati. Smetterò di delirare una volta giunti a destinazio. Vedete quella tenda rossa? That's my shop, baby. Pure Angliski. Saltiamo sulle chest qua dietro. Non ci sono riuscito, sono fesso. Ora, voilà, abbiamo queste cose. Vediamo se qualcuno ha fatto shopping, va. Quante ce ne abbiamo qua? In stock 11. Non ho shoppato nessuno. Qua 12. Non ha shoppato nessuno. Mannaggia la miseria. Allora, per fare uno shop dobbiamo fare... shop, vedete già me lo dice. Faccio tab, create, faccio tab, voilà. Ora dobbiamo cliccare sull'oggetto che vogliamo vendere, questa pozione. Benissimo. Ora, questo buy price è il prezzo a cui lo venderemo. Sell price è il prezzo a cui io lo comprerei, quindi questo deve stare a zero. La quantità, vabbè, poi la decidiamo con questo, scegliamo quante volte un click significa, tipo facciamo questo e aumenta col tasto destro, si toglie. Sell price sta a zero, significa che io queste cose non le compro, non le voglio comprare, significa che queste cose si vendono soltanto. Ora ce ne abbiamo una, possiamo mettere per stack, che ne so, fire resistance, è una cosa un po' così che va, eh. Ne potremmo mettere due. Me ne metti due. E le mettiamo a... mi aumenti un po' di questo. Qua mettiamo a 5. A 9. 2 a 9 euro. Mi sembra un prezzo un po' buono e gustoso. Facciamo conferma. E voilà. Ci crea il negozietto. Questo a quanto l'avevo messo. Quando si comprano. Dove vedo come si comprano? Ah, aspetta, questa ho messo una per 13, qua ne metto 2 per 9. No, fammi modificare. No, fe, sto a fa una fandonia. Una fandonia. Modify. E lo modifichiamo di nuovo. Aumentiamo 2 a 10, 11, 12, 13, 15. 15, dai, perché facciamole gustose, eh. Ok. Quindi così sono in vendita. A 16, 15, 14. Quando ho messo, già mi sono scordato, ma ti pare 15. Perfetto. Mettiamo delle pozioni. Pup, 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 pup. E voilà. Voilà, così la gente può andare.
se lo può comprare gustosamente, ma so che tanto nessuno lo farà perché qua è una negoziata. Arr, perché si devono comprare tutte le mie pozioni gustose. Tutti quanti. E io devo avere molti danari. Però non se lo compra nessuno perché ovviamente nessuno va a fa botte. Però queste qua sono buone perché metti caso devi lavorare con la lava. Che fai? Eh? Che fai? Ti serve la poziona. Ci devi stare attento. Altrimenti rischi di morire. E Metal Mafio poi è triste. Quindi mi raccomando, se dal vostro negoziante di fiducia ci stanno le pozioni, compratevele, che a quello fa tanto piacere e pure a me. Per la miseria. Compratevi ste pozioni, che fanno bene. Non vi comprate pozioni dagli sconosciuti, che quelle non sono buone. Però, io sapete che vi dico? Che torno a casa adesso. Ecco qua, apro il cancello, mi vado a spaparanzarmi sul divano, che non ho. E vi dico che ci vediamo nel prossimo episodio. Mi giro, wacha, come un ninja. Adios!